Un nuovo appuntamento con il nostro notiziario sportivo in apertura di questa edizione, la ripresa degli allenamenti per la squadra di mister Indiani. Sabato 6 gennaio l'Arezzo ospita il Rimini. Dopo la pausa natalizia sul campo del Giusiconti sono ripresi con una doppia seduta gli allenamenti. L'Arezzo torna in campo, lo fa al Giusiconti di Rigutino alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa in vista della partita del prossimo 6 gennaio con il Rimini, la prima del girone di ritorno. All'andata, lo scorso 1° settembre, gli Amaranto si imposero sui biancorossi per 2-0 con le reti di Gucci e Iori. Furono i primi 3 punti per mister Indiani. Alla prima del girone di ritorno l'Arezzo si presenta con 23 punti in classifica. Quest'oggi doppia seduta per i ragazzi di mister Indiani, poi nel prosieguo della settimana ci sarà doppia seduta anche per domani, giovedì il pomeriggio e venerdì la mattina. Ci saranno sicuramente delle novità nella formazione che il mister schiererà in campo, soprattutto i dubbi maggiori Indiani li dovrà sciogliere a centrocampo con le squalifiche di Settembrini, Damiani e Mavuli, quindi dovrà ridisegnare questa zona del campo l'allenatore. Ci sarà sicuramente il debutto della mascotte per la quale si attende proprio nelle prossime ore la scelta del nome. Rimaniamo in casa Amaranto, inizia il mercato e le prime mosse della premiata ditta Giovanni Nicutolo sono da monitorare. Ipotesi Furlan per la porta. È iniziato il calciomercato con 4 partite da affrontare nel corso del mese di gennaio, periodo non facile da gestire soprattutto per gli allenatori chiamati a scegliere in maniera ponderata. L'Arezzo riprende la corsa in vista della partita di sabato contro il Rimini, avversario che è cresciuto molto dopo la partenza difficile e non sarà dunque un incontro facile considerando quello che la squadra romagnola ha fatto nella seconda parte del girone di Aldata, dove la cura Troisi ha avuto i suoi effetti benefici, soprattutto per l'attaccante Morra, autore di gol pesantissimi. Per le mosse di mercato stanno crescendo le quotazioni del difensore del Gubbio Corsinelli. Si tratta di un giocatore che Giovannini e Indiani conoscono molto bene, se non altro perché è passato da Pontedera, destro che può giocare anche a sinistra. Corsinelli è un giocatore molto duttile, dunque ben disposto nella doppia fase. Zola da una parte, Poggesi dall'altra, sono in partenza. Il primo potrebbe finire proprio il Gubbio, anche se l'interesse più marcato finora è stato quello del Brindisi, mentre il secondo piace al Sestri Levante. Altra operazione che non sfugge ai radar di Radiomercato potrebbe essere il possibile scambio con il Perugia dei portieri. Borra, infatti, potrebbe prendere la strada del Curi, mentre Aderezzo vuole possibilità di approdo Furlan. L'estremo in forza il grifo ha perso il posto a vantaggio di Adamodis, ma sembra deciso a giocarsi il posto anche se Aderezzo deve fare i conti con Trombini, che è stato una delle rivelazioni del girone di andata. Per Pattarello il discorso è chiaro: il giocatore per ora non parte nonostante le sirene reggiane fatte suonare da Roberto Goretti. Gli verrà proposto l'allungamento del contratto, poi a giugno se ne riparlerà. E arriva il giorno della tombola Amaranto, in programma domani sera alle 21 presso i locali dei Bastioni di Porta Santo Spirito. L'iniziativa è promossa da Orgoglio Amaranto. In premio ci saranno gadget Amaranto realizzati dal comitato Orgoglio Amaranto e prodotti enogastronomici della tradizione natalizia, salami, formaggi e panettoni insieme a magliette e papaline. È uno dei nuovi arrivi in casa sangiovannese. Parliamo del difensore o centrocampista Vitopertica. Conosciamolo meglio in questo servizio. Uno dei nuovi acquisti della Sangiovannese in questa ultima finestra di mercato, Vitopertica. Chiaramente si parte dall'autopresentazione. Che tipo di giocatore dobbiamo aspettarci? Oh, io sono un terzino abbastanza duttile, ho fatto anche il terzo nei tre, la mezzala, e provo a fare meglio possibile perché per raggiungere l'obiettivo, insomma.
qui però si gioca a 4 e la Sangiovannese è corta nei centrali, lo sai? Sì, sì, però parlando col mister diciamo che il mio ruolo nei 4 è terzino destro. Per il resto, che ambiente hai trovato in questi primissimi giorni? No, mi sono trovato benissimo, i ragazzi sono tutti bravi ragazzi, giovani, è un ambiente dove sicuramente si può fare bene. È un girone diverso da quello nel quale giocavi, lo sai questo? Sì, sì, non l'ho mai fatto questo girone, sicuramente ci sono squadre forti, sarà difficile arrivare all'obiettivo, ma ce la metteremo tutte, sono convinto che ce la faremo. Serve un girone di ritorno importante. Sì, una volta mi è capitato di giocare per salvarmi, sono arrivato in una squadra, eravamo penultimi e ci siamo salvati con 4 giornate d'anticipo. Non grazie a me, però comunque il gruppo fa tanto, ci si può fare. Veniamo adesso al mondo della pallacanestro, tutto pronto in casa SBA in vista della ripresa. Nella seconda parte della stagione il quintetto aretino deve conquistare i punti necessari per la salvezza. Non nasconde la sua soddisfazione il coach dell'Amel Centro Servizi SBA Marco Vangelisti. La squadra ha chiuso bene la prima parte della stagione a corollario di un anno solare che è culminato con l'esaltante avventura nei playoff che hanno riportato il basket aretino in Serie B. Si chiude un bellissimo anno coronato dalla vittoria dell'anno scorso e adesso sta proseguendo con la crescita di questi ragazzi. Campionato difficile, ma veramente per ora sono molto contento di quello che abbiamo fatto, di dove siamo arrivati. Ecco, i playoff sono stato qualcosa di speciale. Sì, diciamo che siamo con la vittoria di Cecina, rimaniamo attaccati con le unghie e con i denti a quelle posizioni lì, ma il cammino è veramente difficile, quindi dobbiamo cercare di arrivare, diciamo, nella quintultima posizione, che è quella che ci dà l'aritmetica salvezza. Ci proveremo fino alla fine, anche se poi troviamo squadre forti. Ecco, una squadra che è cambiata in corso d'opera, che però sta cominciando ad acquisire la mentalità giusta. Ma sicuramente, come ogni anno, se andiamo a rivedere da quando sono qua a Arezzo, siamo andati sempre crescendo nell'arco dell'anno. Quest'anno sapevamo che il percorso, che la crescita doveva essere così. Abbiamo prima fatto una squadra di molti ragazzi giovani, molti ragazzi che non hanno entrato in questa categoria da protagonisti e quindi ci hanno messo un po' di tempo ad assimilare tutte le cose. Nell'ultimo mese penso si sia visto un cambio di passo, anzi sono dispiaciuto che c'era questa sosta natalizia perché eravamo in gas totale. Speriamo di riprendere subito il piglio giusto da gennaio e di fare qualche vittoria importante. Con questo servizio si chiude la nostra edizione del TG Sportivo. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Teletruria.